Buongiorno, vi porto con me in questa giornata. Diciamo che sono molto in ritardo perché stanotte non ho dormito causa cimice, causa un bombolone così che bruttava in camera mia e in tutto ciò ho la zanzariera. Prima cosa della mattina andare a fare i capelli in un posto che si chiama Hair Bar. È praticamente un salone di parrucchieria che ha anche un bar. Quindi vabbè, adesso vi faccio vedere. È un concetto molto carino perché consente di rilassarti al 100%. In tutto ciò è tardissimo, quindi andiamo. Allora, per andare in questo posto devo prendere il 9, che è il tram che c'è davanti a casa mia. Ecco qua il tram. Letteralmente qui. Dopo 10 fermate di tram ci siamo. Mancano 300 metri e siamo davanti all'Air Bar. Dovrebbe essere questa la zona teoricamente, ma ancora non lo vedo. Siamo più o meno in zona Garibaldi qui. Direi che l'abbiamo trovato. Adesso vi faccio vedere bene dentro. Quindi questo è il risultato, mi piace tantissimo. Tra l'altro io sto in una zona dove ci sono molte aziende di moda e in questa settimana c'è la Fashion Week. Quindi la situazione è che ci sono un sacco di modelli e modelle ovunque. Più tardi ho due eventi in corso a Buenos Aires e vi porto con me. Dall'invito dell'evento non si capiva bene, quindi lo scopriremo insieme. E adesso sto tornando a casa perché domani ho un esame. Stavo tornando a casa e mi sono scordata che devo comprare una cosa. Continuerò la mia passeggiata come se non avessi un esame domani. Eccomi riapparsa dopo lo studio e la pausa pranzo. Adesso mi sono preparata per la seconda parte della giornata. Mi accompagnerà la mia coinquilina che si chiama Connie. Faccio vedere intanto l'outfit che ho scelto per questi due eventi. Fate conto che sono comunque degli eventi abbastanza street, quindi non, il tema non era assolutamente elegante. Infatti ho optato per qualcosa di molto casual. Adesso vi faccio vedere. Trucco abbastanza forte, ma perché appunto fra un po' ci sarà il tramonto, quindi secondo me poteva starci. Poi vabbè, ho messo i soliti orecchini, maglietta questa qua della Dickies, borsetta questa qua, la Chiquito di Jacquemus, questo jeans che ho preso da Asos, mi piace un sacco, che è così, molto semplice, e i tacchi, questi qua. Tra l'altro nell'altra camera di questa casa c'è Connie che si prepara, adesso noi andremo a vedere cosa si sta mettendo. Questa ragazza è la causa di tutti i miei ritardi. No. Eccomi. Sì, eccola. Guardate la spazzatura, questa è la vera vita fuori sede. Non gli eventi, la Fashion Week. No. Hey, I mean, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, young Shorty, Mocavelli. White bricks, true religion, on the telly. It's me, whisk the house. Buongiorno, secondo giorno di Fashion Week. Oggi il mio outfit è un po' più classy. Tra l'altro ho comprato questi stivali nuovi bellissimi da Zara ieri. Oggi abbiamo un evento alle 12.45 di Sisley e il mood è scroccare lo scroccabile perché è una food experience, quindi praticamente ci sarà il cibo. Voglio capire quanto effettivamente si può scroccare la Fashion Week, ovviamente in modo ironico. Metto play intanto. Ci sto ad accompagnarmi in questa food scrocco experience. Ci sarà lui. Ciao amici. Bello, alto, studioso. Sta andando a fare l'ultimo suo esame prima quasi dell'evento. Quasi laureato. Ok, comunque è il mio fidanzato. Eccoci qua. E niente, quindi ci vediamo dopo. Prima lui va a fare l'esame e poi ci vediamo alla food scrocco experience. Siamo arrivati adesso in Duomo. L'evento è in San Babila, appunto al negozio Sisley, e ci stiamo dirigendo verso appunto il negozio. Comunque si sente che c'è la Fashion Week, c'è un sacco di gente che arriva, che va, gente vestita bene. Tra l'altro l'evento è iniziato alle 12.30, sono le 13, quindi può essere anche 13 e 20. Che 13.20
può essere anche che lo Scrocco Food Experience non vada secondo i piani. Eccoci qua arrivati all'evento. Adesso diamo i nominativi e entriamo. Allora, siamo all'evento. Io ho un prosecco. C'è l'angolo DJ. Questa food experience. Secondo step, Amblaze. No, va bene, va bene. Va bene? Va bene così? Sì, sì. Il fragranza di scelto? Fragola. Ok. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Buonasera, oggi andremo all'evento di Victoria's Secret. Sono qua con la mia conculina Conny. Pronta, bellissima. E stiamo andando verso l'evento che si terrà in centro, vicino al Duomo. Ho un corpetto rosa che non farò vedere adesso, ma all'evento lo vedrete, magari scatterò qualche foto. E poi i pantaloni cargo e basta. Questo. Quella si sarà la Mara Mawa. Allora, attraverso questo bigliettino possiamo prendere quattro cosine e quindi sto scegliendo le cose. Salto temporale, purtroppo ieri non potevo più riprendere perché avevo il telefono completamente scarico. Volevo comunque farvi vedere cosa ho scelto alla fine dei prodotti che potevo scegliere all'evento di Victoria's Secret. Io amo i loro body, corpetti, queste cose qui, quindi ho scelto delle cose abbastanza mirate. Aprendo lo scatolo c'è un profumo assurdo. Allora, ho scelto questo reggiseno super carino, particolare, con questi fiorellini e sui toni del lilla, bianco, rosa, un po' di azzurro. È davvero bellissimo, super particolare. Poi questo corpetto che addosso sta benissimo perché fitta molto bene sul punto vita e si può mettere anche con un jeans, con un pantalone. Poi ho preso uno dei loro pigiami iconici, li ho sempre amati. Questo qui è quello fucsia con la scritta appunto Victoria's Secret. Qua non si vede, però appunto sul taschino c'è la scritta Victoria's Secret ed è di questo fucsia, bellissimo. E poi mi piace tantissimo il tessuto di questi pigiami. E anche in inverno, in realtà in casa mia lo potrò usare perché farà molto molto caldo. E poi ho scelto questo body super particolare che anche questo qui in realtà con un cargo, un jeans e con qualcosa sotto è strautilizzabile ed è super carino perché qua è trasparente. Mi piacciono tanto, quindi questi sono i prodotti che ho scelto all'evento. Con questa faccia un po' distrutta, sono totalmente struccata e raffreddata perché non pensavo che ieri arrivasse l'autunno di sera tutto d'un tratto. Vi mando un bacino, spero che questi video vlog messi insieme della Fashion Week vi siano piaciuti. Noi ci vediamo ai prossimi video, fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere sul mio canale e nulla, ciao!